Buongiorno. Pronto, mi sente? Buongiorno. Sì, la sento. Senta, siamo a, diciamo così, a marzo. Io a ottobre dello scorso anno ho mandato un fax per una bolletta doppia. Da ottobre a marzo sono passati 6 mesi, Per ottenere il rimborso di quella bolletta? Certo, sono 207,84 euro, ho mandato il fax, ho fatto tutte le procedure, ho chiamato un mese fa, 2 mesi fa, mi dite sempre che è pronta, però poi voi la staccate l'acqua quando uno non paga, no? Adesso mi faccio verificare. Prego, grazie. Mi scusi se sono non arrabbiato con lei, ovviamente, signorina. Lo capisco. Allora, l'utenza è via Rombiolo, quella che decreto. Dominio, 207,84. Allora, la modifica che ho compilato è la richiesta di rimborso, giusto? Certo, ho già mandato le 2 bollette, il documento, il vostro modulo con tutte le cose, scritto neanche a mano ma a stampatello, con il computer. Ok. Le dico anche la data del fax, che è stato il 28/10/2014, 3 pagine di fax. Sicuramente però tutte le volte che ho chiamato i miei colleghi le avranno spiegato che noi il rimborso lo vediamo, cioè noi vediamo che all'ispetto ha un rimborso. Però, e vediamo anche in questo caso la richiesta. Però se Piazzale Sienze non emette l'assegno, non ci possiamo fare nulla. E allora che cosa devo fare io? Se io parlo con un call center che mi conferma che io ho fatto tutte, Piazzale Sienze non mi dà l'assegno, ma io che cosa devo fare? Mi dice, io non può fare niente, devo e fare. Quindi io ho sollecito. Ma questi già l'avete fatti 3 di sollecito. Io voglio capire perché quando noi non paghiamo l'acqua mi mandate 500 raccomandate, staccate l'acqua. Quando voi dovete dei soldi rispondete praticamente galleggiando. Questo io vi chiedo. Questo, qual è la differenza? Questo, 207 euro per mandare un assegno 7 mesi. Allora siete veramente incapaci di gestire le questioni burocratiche. O sbaglio? Mi scusi, Mi scusi. Pronto? Io la prendo. Ecco, io che devo fare? Lei manda solleciti. Questa è una risposta burocratica, io voglio l'assegno. No. Lei è l'ACEA, è ACEA, è il call center dell'ACEA, o no? Esatto, veramente io, allora, se la mettiamo su questo piano, no, ma non è... visto che ci sono altri solleciti, nemmeno risollecitare, ma lo dovrei invitare ad andare allo sport della Piazza del Sierra. Perché burocraticamente funziona così. Quindi le sto facendo il sollecito. Ma il sollecito mi sembra, oggi c'è proprio alla sentenza della Cassazione sul sollecito. Cioè mi pare una risposta, sto facendo il sollecito. Ma questa risposta già 3-4 volte me l'avete data. Quindi questo sollecito... Non... Probabilmente se siamo 3-4 volte che le diciamo la stessa cosa è perché oltre a quello non possiamo fare... No, nulla. Perché questo significa che questo sollecito non produce gli effetti che uno si aspetta, o no? Il sollecito dovrebbe produrre, noi il nostro lavoro lo facciamo nel momento in cui inviamo il sollecito. Ok. E chi deve ricevere il sollecito, lavorarlo ed emettere la nota di credito non lo fa, allora va a Piazza di Sienza, si rivolge all'ufficio competente. Breve, grazie, bella risposta, la ringrazio, la metterò su YouTube questa telefonata che ho registrato. Grazie. Buona giornata. Arrivederci. Ma anche Effa, pure Effa, capito?